Venerdì di preghiere e rabbia a Gaza, dalle prime ore dell'alba, nelle moschee della striscia è stato un susseguirsi di appelli alla rivolta. Hamas ha espressamente chiesto ai suoi uomini di raggiungere il confine meridionale per l'ennesima grande marcia del ritorno contro il blocco israeliano della striscia. Migliaia di persone si sono così riversate lungo tutta la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Fonti israeliane parlano di 20.000 dimostranti, lanci di sassi e ordigni esplosivi, bottiglie incendiarie contro i soldati. Da parte sua Israele ha chiuso le strade civili vicino al confine e ha rafforzato lo schieramento di militari, cecchini e blindati. Pesanti scontri dunque tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano lungo il confine. Da fonti mediche palestinesi nel tardo pomeriggio arriva poi la notizia di 2 morti e almeno 120 feriti. Tutto questo avviene nel giorno in cui sul quotidiano La Repubblica e sullo Yedioth Ahronot, uno dei giornali più diffusi in Israele, viene pubblicata l'intervista del leader di Hamas, Yahya Sinwar, considerato il falco del partito palestinese da sempre schierato in favore di una linea dura contro lo Stato ebraico. Questa volta le sue parole hanno un suono nuovo, diverso. Alla collega Francesca Borri parla di un cessate il fuoco, a condizione che finisca l'assedio su Gaza. Il capo palestinese fa una riflessione sullo stato attuale dello scontro e mette in luce la verità che una nuova guerra non è nell'interesse di nessuno. Oggi, aggiunge, ci troviamo di fronte ad una opportunità storica per cambiare le cose. Affermazioni inedite che avevano lasciato pensare a una svolta nella politica di Hamas, ma poche ore dopo la pubblicazione arriva secca la precisazione di Hamas, che parla di intervista estorta richiesta per un quotidiano straniero e invece pubblicata su un giornale israeliano, ben sapendo che i leader palestinesi non parlano con i media di Israele. Nel comunicato poi si parla di contenuti distorti, toni troppo concilianti, che non rispecchiano la realtà e nemmeno la linea del leader palestinese. Un'intervista avvenuta per corrispondenza, dicono i palestinesi, anche se il quotidiano israeliano pubblica la foto dell'incontro negli uffici di Sinwar.